prima edizione di Gusto, siamo con il presidente dell'associazione che l'ha ideato. Come sta andando e come vi è venuta questa idea? Sta andando molto bene e dopo poche ore d'apertura siamo già a 3.500 ingressi, quindi un grande successo. Un grande successo fin dal primo giorno. L'idea è venuta dal fatto che noi vogliamo valorizzare i nostri prodotti italiani con una filosofia che è quella che un buon prodotto è tale se arriva da un sano territorio. Ecco, abbiamo abbinato i prodotti ai territori. È sempre bello riuscire a parlare con un enologo dell'azienda. Siamo con l'enologo di Villa Castalda e voi avete tra i vini un vino che mi ha colpito, il Baio per il nome commerciale. Cosa troviamo in quella bottiglia? Beh, il Baio è un vino rosso, è un nome di fantasia che è il colore del mantello di un cavallo. È un Cabernet Franc e un Cabernet Sauvignon, è un vino del 2008, è il nostro, diciamo così, cavallo di battaglia, quello che più rispecchia le caratteristiche e le doti dell'azienda. Ho visto che c'è scritto birre della nostra terra, siamo con Walter Tognolo, volevo capire come mai birre della nostra terra. Il birrificio Antoniano è un birrificio giovane, nato quest'anno, esattamente inaugurato il 13 di giugno, che è il giorno di Sant'Antonio. E birra della nostra terra perché? Perché abbiamo voluto fare un birrificio agricolo e cercare di portare al consumatore il prodotto della nostra terra. Innanzitutto la birra antoniana è una birra di stile Vienna, perciò una birra un po' più scura della normale birra chiara che siamo abituati a bere, che ha origine dalla birra che noi bevevamo con le influenze teutoniche che avevamo fino al 1960. Poi dal 1960 sono arrivate le birre tedesche del nord molto più chiare e anche in Italia abbiamo cominciato a bere la birra molto più chiara. Signor Salvan, c'è un vino che mi incuriosisce ed è questo, con questa etichetta molto particolare che oltretutto ha vinto anche dei concorsi, vero? Questa è stata nel 1997 premiata a Cupra Montana dal Museo dell'Etichetta come migliore etichetta italiana per i vini rossi. È stato un po' uno scherzo, nata la collaborazione con un grafico, Gianni Cudin, che attualmente è il direttore del Museo del Vetro di Montagrotto e che è venuto in azienda dove ha pubblicato un libro di grafica di poesia. Questo era l'invito, non avevamo fatto come al solito un invito cartaceo ma un invito tridimensionale. Gianmarco Tognassi, testimonial del gusto. Che cosa vuol dire per te fare il testimonial? Ma posso essere sincero? È un'emozione forte, perché da una parte non me l'aspettavo di essere scelto come testimonial per una manifestazione così importante, per un settore così importante, che ancora più importante potrà essere per cercare di risollevare la nostra economia, perché io ritengo che l'enogastronomia sia in assoluta una delle eccellenze per cui siamo ancora fortemente stimati anche all'estero e voluti, perché il prodotto italiano in assoluto è il migliore. Maurizio Scollo, responsabile della comunicazione di uno stand che c'è qua al Gusto, alla Biennale del Gusto sulla Sicilia, e parliamo di un progetto che è Born in Sicily, tutti i prodotti che sono nati in Sicilia e che stanno guardando il mondo. Sì, questa iniziativa di partecipare come Regione Sicilia al Salone del Gusto ha un significato per noi importante, perché abbiamo da qualche mese lanciato questo progetto che è Born in Sicily e Profeti in Patria. Sono due importanti progetti che cercano di valorizzare dal punto di vista culturale un'idea, intanto quella della genuinità dei nostri prodotti nati in Sicilia e che vanno consumati prima anche dai siciliani e poi vanno soltanto conosciuti in tutto il mondo. Siamo con lo staff al completo della Bioni, non solo l'amministratrice ma anche la titolare dell'azienda. Allora, chi mi vuole rispondere? Questa è un'azienda agricola con un agriturismo, voi producete che cosa? Allora, la nostra è un'azienda biologica che è situata a Dovadola, in provincia di Forlì e Cesena. Siamo sulla strada del Muraglione, quindi a pochi passi abbiamo il territorio fiorentino. La nostra azienda biologica produce i vini e qui abbiamo il tipico Sangiovese Superiore e poi da quest'anno c'è la nuova produzione dello spumante, quindi con il Rosa Battista, che è un Sangiovese che vinifichiamo rosato, facciamo una spumantizzazione in autoclave, uno Charmat lungo 6 mesi.
La Biennale del Gusto è anche il momento per incontrare dei buyer. Abbiamo un importatore che arriva dal Libano e adesso gli chiediamo che cosa, quali generi alimentari importa dal nostro paese. So you are here just to find some nice Italian product and you are still importing some products. So what kind of products do you import in your country? We are importing several types of Italian products as pasta, il tomato, sun-dried tomato, Italian rice like arborio and carnaroli, and canned food like pizza sauce, tomato paste, beans, baked beans and red kidney beans. Also we are importing tortellini, and we are looking for more products to import it to Lebanon. Ok, lui importa dall'Italia ovviamente la pasta, i pomodori, i tortellini e tutti i prodotti in scatola, però sta cercando ancora degli altri nuovi prodotti per incrementare la sua linea.